Trovati ancora una volta qui su Valdinievole News, il solito settimanale splendido caffè con Antonella De Pascale. Ciao Antonella! Ciao, ben Oh, sei con un arrivato. amico? Sono con Chi un è? amico, è un amico un po' speciale, ma questa volta anche io voglio iniziare da un'altra parte. Perché non inizi a mettere il telefonino qui su questa borsa Vediamo, per tac. capire che cosa succede? Bene, capiamo che cosa succede, ma come ti chiami? Mi chiamo Lombardi Vincenzo. Oh, attenzione, Lombardi Vincenzo, perché prima il cognome? Perché il mio nome non mi piace. Eccoci E qua. allora Antonella, abbiamo già iniziato, eh? intanto, Senti, questa borsa me l'apri. Cosa c'è? È molto Vediamo, preziosa. perché io sono curiosissimo. C'è Prima una di borsa, vediamo. tutto Oh. voglio mostrare questo. Bello. Dovrebbe essere la copertina di... La copertina di un libro che mi ha fatto Daniela Cappellini, con Bene. tutto il suo amore e la sua voglia di fare. E qui ci sono i miei 7 libri Oh, perché non scrive? scritti quasi tutti in ferie, in Fammeli vedere, camper. fammeli vedere, dai. Allora, Allora, cominciamo. primo libro. Primo libro. Con i miei figli ho fatto così. Ok. Con i miei figli ho fatto così, È quello quindi. che ho vissuto con le mie 2 figlie fino all'età adolescenziale. È quello che loro hanno insegnato a me. Quindi siete cresciuti insieme, Siamo come io cresciuti con mia insieme. figlia, dai. Siamo cresciuti insieme. Questa è la copertina che mi hanno proposto, che è più fashion, che a me non piace. Con i miei figli ho fatto così, però è più bello questo, posso Sì. dire. A quaderno, proprio a quaderno, Esatto. molto carino. Quaderno di scuola. Poi è successo che, come fanno tutti i bravi ragazzi, si divorziano. Oh, è un birbante, io lo Si sapevo. Perché divorzia. prima il cognome? Perché è un birbante, Antonella, è un È birbantello, dai. impossibile, possibile. E Ha una allora, storia. divorziando, mi sono posto delle domande. Agli uomini e alle donne. Perché gli uomini si comportano così e perché le donne si comportano così? Perché? Ecco, dicelo. Andrebbe letto il libro. Leggi un passo. Un passo che ognuno dei due vuole essere capito, vuole essere compreso, Ma non ce lo legge, è un birbante, lo e so, tutti io lo e so. due aspettano che l'altro comprenda, capisca. E si Capito. passa un sacco di tempo aspettando che l'altro possa capire. Evidentemente qualcuno non l'ha capito. Qualcuno non l'ha capito. Poi viaggiando, queste sono le varie Varie copertine, copertine, sì, fatte in un modo, fatte in un altro. eh? Molto particolare. Molto pratica, questa qui lasciamo da parte. Andiamo per Andiamo gradi. per gradi. Sono molto curiosa anch'io qui, vedo un Allora, sacco di l'uomo cose. senza passato. Eccoci. Perché la particolarità, me l'ha detta prima, ve la dico io, eh? La particolarità è che Lombardi Vincenzo scrive di storie, ma antiche storie. Antiche storie. Un racconta di antiche storie, l'ho ribattezzato io nella mia Qui follia. siamo nel 1800 e qualcosa che non mi ricordo più. Ecco. Ero in Danimarca, guardavo il mare con il mio camper e c'era un pescatore che sembrava Capitan Findus. Pescava, certo. Sì, che pescava un vecchietto. E mi ha incuriosito, l'ho salutato, mi ha risposto nella sua lingua, danese, e ho detto che non capivo niente. Ha detto: parla l'inglese o il francese? Dice: sì, il francese. E mi ha cominciato a parlare, abbiamo preso un caffè e mi ha cominciato a raccontare una storia, questa. E te ci hai fatto un libro. E io ho detto: la posso trascrivere? L'ho trascritta e poi l'ho trascritta sul computer. È una bellissima storia di un norvegese che doveva fucilare dei civili. E si è rifiutato. È stato passato per le armi, l'hanno messo in galera, poi è evaso e è andato a finire su delle navi come clandestino. È una bellissima storia. E te giri, Antonella gira, le racconta, eh. Li racconta, secondo me li rinarra anche perché li vengono raccontati, Mi vero? vengono E a quel raccontati. punto te fai un lavoro di rinarrazione, anche un po' come dire.
con delle creazioni tue? Anche? Ci Sì, metti qualcosa di tuo? ci metto qualcosa di Ok, mio per le mie riflessioni. certo. Mi trovavo nel sud del Belgio, Bouillon, nessuno sa cos'è, però se dico Goffredo di Bouillon, il primo Beh, ricrociato, certo. qualcuno sa cos'è Sì, Bouillon. molti se lo ricordano, dai. In un piccolo albergo. E il padrone dell'albergo gli chiesi se avesse sempre fatto l'albergatore. Lui disse no. Dice, la mia storia è molto intrecciata. Ma la parola intrecciata, disse come? E mi ha raccontato tutta la sua storia di una sua antenata che si chiamava Christelle Bonnet. E quindi? Chi era questa Christelle Questa Bonnet? Christelle Bonnet era Ma te l'ha una. detta Antonella? Ma che? Questa non la so, è nuova, sono curiosa anch'io Non da dice morire, niente. guarda. Un'orfana che è stata adottata e tu ha passato tutta la sua adolescenza cercando la sua mamma e il suo papà. E ha imparato. La sua mamma, per uno strano caso, gli aveva lasciato un diario. Lei voleva imparare a leggere velocemente per poter leggere quello che la mamma gli aveva scritto nella sua adolescenza. E te ci hai tirato fuori questa Ci ho storia. tirato fuori questa storia da questo diario di questo signore che mi ha passato. Quindi te potresti fare anche una serata dove una serie di persone ti raccontano qualcosa e te, Potrei, perché cose non la interessanti. facciamo? Certo che lo Delle facciamo. storie di vita. Storie di vita, storie vissute. Se sono di 100 anni fa, o di 50, o di 200 anni fa, sono ancora più belle. A me però mi incuriosisce una cosa, perché mi piace anche questo libro qua, personalmente, agli uomini, alle donne. Ma ci potreste anche leggere una sera dei brani di questo libro e forse ognuno di Leggo noi. malissimo, però potrei. E Vabbè, forse ognuno di noi lì ci ne si arriviamo. ritrova? Esatto, Ci si sì, può ritrova un po' darsi. dentro, è Sì, qualcuno probabile, però attende sempre attuale qualcun questo. altro. Questo è Sì. particolare perché poi alla fine ho intervistato un centinaio di uomini, un centinaio di donne di varietà, vario lavoro, Varia varie estrazione estrazione sociale. sociale, e 25 ci sono delle testimonianze reali qui dentro, di 25 uomini e 25 donne. Beh, allora un giorno ce le La racconterai. loro impressione che hanno dell'altro sesso, come l'hanno vissuto, cosa hanno fatto, cosa. Ecco, qui ci sono Bello. 25 e 25 Senti, all'incirca. facciamo così. Questo nostro primo incontro sei stato veramente gentile. Grazie, Antonella, per avermi invitato. Però, per chi ti volesse contattare per farsi raccontare una storia o a sua volta raccontarsi, come fa? Dove ti troviamo? Su Facebook, e sono su Facebook, però non c'è scritto che io scrivo su Vabbè, Facebook. ma te hai la pagina, no? Ho la pagina, ma non c'è scritto nessuno dei miei libri. Perché non lo so, non volevo farmi pubblicità o non. Ormai l'hai detto, Ormai. caro Lombardi Antonio. Quindi andate a trovarlo su Facebook. Lombardi Lombardi? L'ho Vincenzo. detto, vedi, mi ha rapito. Vincenzo. Hai detto che non ti piaceva il tuo nome. Presento. È vero o non è vero? Hai detto ribattezzato. Antonio sarebbe già più carino. Vedi? L'ho fregato, eh? Ragazzi, grazie mille. Antonella, grazie. Mi raccomando, seguitelo su Facebook. Ok? Ciao Antonella. Ciao, ciao, ciao. Mi raccomando, ragazzi, seguiteci Valdenia Bologna News, YouTube, Facebook, Twitter. Alla prossima. Bye bye.